La rapena, fatto un rapena, sì. Io quando fammi, c'è un porsa e parto così, scappato. Lavoro, non c'è niente, capito? Cosa mangiamo noi? Siamo alla stazione centrale di Milano, di nuovo assediata dagli immigrati. Qui qualche giorno fa un militare italiano è stato aggredito da un senegalese al grido di Allah Akbar. A riprendere la scena con il telefonino sono dei turisti. Ecco l'immigrato irregolare, 23 anni, mentre si scaglia contro il caporal maggiore in servizio sulla piazza della stazione, urlando «Allah è grande». Lo colpisce al collo e alla schiena con delle forbici. Il giudice, oggi ha deciso, resta in carcere, con l'accusa di tentato omicidio aggravato da finalità terroristiche. Poche ore fa, un'altra aggressione. Un irregolare con precedenti ha ferito due poliziotti. Mi ha fatto 3 anni di carcere gratis. Hai capito? Quando venga qui, 2 mesi, è andato carcere gratis, adesso è uscito, capito? Ma c'è la condanna di morto dalla Libia. Murad è di origini marocchine e libiche, è scappato dal suo paese per trasferirsi in Italia. E tante gente dorme la strada, e così non va, capito? Quindi tu sei un po' arrabbiato con l'Italia, dici? Sì, 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 no? Non per me, basta. Per tutti, capito? Quando c'è qualcuno arrivato dentro il mare, c'è un problema, no? Ma perché loro mi dai foglio 7 giorni e vado via d'Italia? Dammi i soldi e io fai il bravo. Il lavoro per mangiare, hai capito? Non fai rapina, non fai niente. Qui alla stazione centrale ci sono tante storie come la sua. La maggior parte di loro arrivano dal Maghreb e bivaccano in piazza Duca d'Aosta. Un crocevia di immigrati senza fissa dimora, e a rimetterci spesso sono le forze dell'ordine. Io ho sposato una ragazza italiana, questa, capito? Sì, no, vai a pregare lui, vai a pregare. Il suo amico ci dice che ora deve pregare, ci risponderà forse un'altra volta. Primo giorno sì. Oggi qua? Sì. Residenti e turisti lamentano degrado e insicurezza. La stazione centrale, ai loro occhi, è diventata una terra di nessuno.